Oggi siamo nel quartier generale della DLM Coop, azienda leader del trasporto e logistica di Ten Container, insieme a Claudio Sensi. Claudio, ben ritrovato. Grazie Gianluca della vostra visita, ben trovati a voi. Parliamo di sostenibilità, perché qui parliamo di Ten Container, spesso e volentieri non si sa che cosa viene trasportato in questi enormi contenitori di più di 20 tonnellate, ma dobbiamo dire che l'importanza è anche quella della sostenibilità ambientale. Assolutamente sì, Gianluca. In un mondo in continua evoluzione, mai come oggi turbolenta, la sostenibilità è diventata una priorità globale. La sostenibilità ha richiesto un cambio di paradigma in tanti settori, in particolar modo in quello del trasporto e della logistica, e nel nostro caso nel trasporto e nella logistica di prodotti chimici liquidi. In quest'ottica il Ten Container è un'unità di carico intermodale che definirei sostenibile al 100%, e ti spiego subito perché. Qual è stato dunque il cambio di paradigma nel settore del trasporto di prodotti chimici liquidi? È stato proprio nel cambio delle modalità in cui questo trasporto avveniva. Se pensiamo che 40-50 anni fa un determinato prodotto veniva in un impianto in America e doveva arrivare in Europa e passava per un oleodotto, un camion cisterna, una nave, un nuovo camion cisterna nel porto di arrivo, cosa succedeva? Avevamo 4-5 rotture del carico. Se c'era un problema di inquinamento non si era in grado di risalire a dove questo problema era stato generato. Col Ten Container tutto diventa più semplice. Abbiamo un impianto, abbiamo un Ten Container, un luogo di carico. Nel momento in cui il prodotto viene caricato, il Ten Container viene sigillato, e nel momento in cui questo Ten Container viaggia su un treno, su un camion, su una nave, fino all'impianto ricevente, non viene mai aperto. Non ci sono rischi di contaminazione, non ci sono rischi legati alla rottura del carico, e soprattutto c'è la possibilità di far viaggiare specifiche quantità di prodotto in base alla domanda effettiva di quelle quantità. Una nave trasportava 400 tonnellate, ma se di quel prodotto servono solamente 120 tonnellate, sono sufficienti 5-6 Ten Container e il prodotto arriva nell'esatta misura in cui viene richiesto. Claudio, abbiamo alle nostre spalle dei Ten Container pieni di prodotti, diciamo così, pericolosi. In tema di sicurezza, che cosa si fa in un luogo come questo, in un piazzale come questo, quando abbiamo questo tipo di prodotto all'interno del container? Benissimo. La sosta di prodotti pericolosi, Gianluca, deve rispettare determinate normative. Normative che dall'ADR vanno a circoscrivere l'ambito all'interno del quale questi prodotti possono sostare. I luoghi in cui sostano merci pericolose, in questo caso noi abbiamo merci pericolose in Ten Container, quindi abbiamo queste tanche che sono etichettate, l'etichettatura ti consente di verificare istantaneamente qual è il prodotto che vi è contenuto. Dunque, i luoghi devono essere sorvegliati 24 ore su 24, videosorvegliati, devono rispettare determinate prescrizioni che vengono dettate da enti come Vigili del Fuoco, ARPA, ASL, enti provinciali. Infatti il sito dove ci troviamo, il suolo dove ci troviamo, è un suolo che ha avuto preventivamente l'installazione di vasche di contenimento, impianti antincendio, e fondamentalmente siamo tenuti con dei registri specifici a individuare e costantemente monitorare i quantitativi che possiamo stoccare qui. È molto importante sottolineare che questi luoghi consentono di decongestionare porti ed aree urbane. Cioè, immaginiamo se non ci fossero luoghi di sosta sicura per questi prodotti. Avremo tanti camion che sostano con dei rimorchi occupati da queste tank, magari in prossimità di centri abitati, piuttosto che aree portuali congestionate. Nel momento in cui una compagnia sa di poter contare su luoghi autorizzati, può decongestionare le aree nei porti e consegnare queste tank nel giorno e nell'ora stabilite dall'impianto, senza creare congestione sulle infrastrutture. La DLM Coop fa parte del International Ten Container Organization a livello internazionale. È curioso sapere anche qualcosa di più in merito alle operazioni di carico di questi Ten Container. Gianluca, qui ci troviamo nelle nostre officine.
In queste officine ogni giorno vengono manutenzionate dalle 20 alle 25 tank. Le tank, dopo essere state scaricate in un impianto, vengono lavate e dopo il lavaggio vengono manutenzionate. Cosa significa manutenzionare una tank? Significa verificare la tenuta della tank, verificare la bontà delle guarnizioni, verificare che sull'acciaio non ci siano corrosioni e anche gli equipaggiamenti esterni, perché se osserviamo una tank vediamo valvole, scaletta, tubi. Quello che è importante sottolineare è che noi siamo membri dell'ITCO, come hai detto tu poc'anzi, e quindi tutte le manutenzioni che noi effettuiamo vengono effettuate secondo degli standard. Standard ben evidenziati nei manuali dell'International Tank Container Organization. Banalmente faccio un esempio: se dobbiamo riparare la coibentazione di una tank e dobbiamo apporre delle livette, lo spazio tra una livetta e l'altra è quello indicato sul manuale, non quello che ritiene opportuno il nostro operatore. Idem se dobbiamo fare una saldatura, idem se dobbiamo verificare la tenuta, la pressione di una tank o una specifica guarnizione da sostituire. In questo momento stiamo verificando la tenuta di questa tank. Cosa si fa? Si somministra aria fino alla pressione di un bar, si chiudono poi le valvole e si attende uno spazio di tempo che è intorno ai 30 minuti. Se la tenuta mantiene, cioè se la pressione resta a un bar, significa che non ci sono perdite. Parlavamo prima di sostenibilità, alle tue spalle ci sono tank container pieni, ma non necessariamente, dato che si parla di materiale spesso liquido, in questi container troviamo materiale liquido dopo un trasporto. Qual è il motivo? Allora, molto spesso i prodotti chimici liquidi non si presentano liquidi a temperatura ambiente. Cosa significa? Che quando vengono caricati i prodotti all'interno di queste tank, vengono caricati a caldo, magari a 55 gradi, a 75 gradi o a 90 gradi, prendiamo il caso della paraffina, della cera, sono allo stato liquido, ma nel momento in cui durante una traversata oceanica, un lungo itinerario o una lunga sosta scendono fino alla temperatura ambiente, quindi ora è estate, ci saranno 36 gradi, a questa temperatura si presentano solidi o molto densi. È necessario, per permettere lo scarico, riportarli allo stato liquido. Come la chimica ci insegna, come la fisica ci insegna, ritornare allo stato liquido significa innalzare la temperatura. L'innalzamento della temperatura avviene attraverso la somministrazione di vapore all'interno delle serpentine. Ognuna di queste unità di carico intermodale ha delle serpentine che sono posizionate tra l'acciaio della cisterna e la coibentazione esterna. All'interno di queste serpentine viene somministrato vapore e a seconda delle ore in cui questo vapore circola e della pressione a cui questo vapore circola, la temperatura salirà con una certa velocità e il prodotto ritornerà allo stato liquido. A proposito di sostenibilità, noi abbiamo lavorato tanto in questi anni sia sulle emissioni sia sulla gestione delle acque. Oggi siamo fieri di annunciare che neanche un litro d'acqua è sprecato, perché nel momento in cui questo vapore fa il suo giro all'interno delle serpentine e ritorna liquido in uscita, noi recuperiamo, purifichiamo nuovamente quest'acqua, la rimettiamo nel circuito che diventa nuovamente vapore. Quindi noi non sprechiamo acqua. Le emissioni sono controllate annualmente, come da prescrizioni della Regione Piemonte. Abbiamo da monitorare i valori di CO2 e NOx, questo avviene attraverso degli organismi autorizzati sul territorio e trasmettiamo tutti questi dati agli enti provinciali. I riscaldi sono monitorati in tempo reale, secondo per secondo, da sonde e da questo sistema di rilevazione digitale. Ogni pista ha la sua rilevazione e nel momento in cui la temperatura target viene raggiunta c'è un meccanismo di chiusura automatico della pista. C'è sempre naturalmente un operatore che supervisiona i processi. Tra le specificità della DLM Coop c'è anche ovviamente il settore dell'autotrasporto. Si parla spesso di carenza di autisti, ma soprattutto dell'importanza della formazione in questo settore. Che cosa avete fatto qui in azienda in questi anni? Allora, per quanto concerne la flotta, Gianluca, abbiamo rinnovato negli ultimi 4 anni tutta la flotta e ad oggi, ora qui abbiamo dei mezzi fermi perché abbiamo 5 autisti in ferie, ma ad oggi abbiamo 50 motrici, tutte Euro 6 ed abbiamo 90 semirimorchi per la trazione del tank container. Per quanto concerne la carenza degli autisti e la formazione,
ad oggi non è un qualcosa di cui noi soffriamo. E ti spiego perché. Lavoriamo in un ambito di nicchia dove c'è un'alta specializzazione e quindi ci sono anche delle retribuzioni più alte che incentivano il personale viaggiante a fare domanda presso la nostra azienda. Però c'è anche da dire che abbiamo sempre investito tantissimo, in un'ottica preventiva, nella formazione non solo quella obbligatoria, non solo quella ADR, ISOPA, che sono dei particolari patentini per il trasporto di particolari prodotti chimici, gli isocianati, ma anche la formazione di base, il famoso coaching di cui tanto si parla. Io sono un coach ICF e ho sempre investito in quest'ambito, anche rispetto alla formazione del nostro personale viaggiante. Ora devo aggiungere solo un elemento. Rispetto alla carenza degli autisti, il problema per le aziende che hanno questo problema non può essere risolto istantaneamente, è ovvio, perché effettivamente abbiamo tanti camion e poca manodopera. Bisogna lavorare in una chiave preventiva su l'accompagnamento all'inserimento, cioè le aziende devono sapere che inserire personale viaggiante è un vero e proprio investimento. Se quando si compra un camion bisogna essere pronti a versare un anticipo ad una società di leasing, un anticipo che può andare dai 15 ai 20 mila euro, se si vuole inserire un conducente bisogna che l'azienda sappia che deve investire 20-25 mila euro in un percorso di formazione che può durare anche 6 mesi, 7 mesi, dove la persona non sarà produttiva perché sarà accompagnata da un collega, ma lo diventerà. È un rischio, come ogni investimento è un rischio, perché la persona potrebbe andare via. Però in questa chiave di lettura noi oggi non abbiamo carenza di personale. Abbiamo sempre personale aggiunto, abbiamo una formazione permanente e un accompagnamento delle risorse umane. In chiusura parliamo delle prossime sfide della DLM COP. Che cosa bolle in pentola? Allora, la DLM COP è una piccola medio impresa e nell'attuale panorama nazionale le piccole medie imprese sono penalizzate sotto il profilo finanziario. Anche noi ovviamente abbiamo un rating con cui confrontarci e per gli innumerevoli investimenti da sostenere sia nell'ambito dello sviluppo della flotta, sia nell'ambito della transizione digitale, sia nell'ambito della transizione ecologica, se non siamo sostenuti adeguatamente dal sistema finanziario non possiamo continuare ad evolverci. Quindi io direi la sfida principale sarà per i prossimi 2-3 anni quella di addivenire ai giusti equilibri economici e finanziari per poter continuare in questo cammino di sviluppo che ha visto una DLM nascere 12 anni fa con 5 dipendenti su una superficie di 3.000 metri quadrati. Oggi la DLM ha 100 dipendenti, 4 sedi sul territorio, un fatturato che sfiora i 10 milioni di euro nel 2024. La DLM del futuro sarà una DLM ancora più grande, ma per guardare a questo futuro dobbiamo lavorare molto sulla sostenibilità e dobbiamo auspicare l'accompagnamento da parte degli enti finanziari in quest'ottica. Grazie Claudio Sensi per questa panoramica alla scoperta della DLM COP. Buon lavoro verso nuove sfide, verso un futuro ambizioso. Grazie Gianluca e alla prossima.